Salve a tutti signori e benvenuti nella review del Panasonic Nero del Sigma 16mm f1.4, un obiettivo che mi è piaciuto tantissimo e che sono riuscito ad acquistare per un prezzo di 370 euro circa un mesetto fa. Quindi è già da un po' che ce l'ho tra le mani, ho fatto foto, ho fatto video, se seguite il mio canale lo sapete e posso dire di essere molto ma molto soddisfatto. Partendo dal design, da come l'hanno fatto, Sigma aveva già questo tipo di design qui, quello che vedete, con il 30 mm, l'aveva già adottato, il 30 mm f1.4 che c'è per Sony, c'è per Micro 4 terzi, c'è forse anche per Nikon, insomma ce ne sono diversi ed è veramente bello, c'è questa griglia enorme, qui metallo, comunque dà un senso di resistenza e ovviamente tutto pulito. Cioè della serie Contemporary e non ha alcun tastino di fianco, non trovate assolutamente niente se non appunto il simbolino C. La ghiera davanti è 67 mm, cioè enorme, infatti è un obiettivo che per micro 4 terzi ingombra parecchio, il 25 mm che avevo prima non era così ingombrante in termini appunto di lunghezza, di diametro, questo è veramente imponente e pesante se siete abituati a quelli micro 4 terzi, se poi me lo paragonate a uno delle reflex sembra una cacchetta, però insomma avete capito. Se devo trovare un lato negativo, oltre che vabbè non potete più ficcarvi in tasca la vostra fotocamera, non che prima fosse proprio possibile, però vabbè, è che i filtri così grossi costano abbastanza e all'interno vi danno solo un paraluce che vabbè. Io ho avuto anche il 30 mm, se aveva un difetto a parte vabbè il 30 mm ma che sono fissi, ok, ma è una cosa diversa. Aveva questa ghiera che è bella, è bellissima da far girare, potete così tenerla ferma, girare l'obiettivo, fare esattamente quel che volete, però non era molto preciso, cioè arrivava a un certo punto che tutto il fuoco andava di là e tu non riuscivi a capirlo, tornavi indietro di precisione mentre il resto era tutto. E invece questa, forse l'hanno aggiornata anche là, non lo so, ma è molto più precisa quando dovete utilizzare il fuoco manuale, cioè ad ogni piccolo pezzetto di rotazione corrisponde un tot, cioè come dovrebbe essere, però volevo precisarlo perché nel modello prima in effetti avevano cannato questa faccenda qui. F1.4, che cosa significa? Che praticamente non ha rivali, perché nel mondo micro 4 terzi Panasonic non offre niente, sotto i 400 euro come questa, che vi dà un'apertura simile. Potete avere F1.7 che ci va vicino, ma F1.4 è comunque superiore e si sente, infatti sui micro 4 terzi avere F1.4 vuol dire una gran roba, perché sono sensori non tanto grandi e più luce gli entra ovviamente più sono contenti. Poi si tratta di un grandangolare, quindi i miei preferiti, ne risulta una focale di 32 mm, ovviamente 16x2, ed è comodissimo, ve la faccio vedere subito, questi sono 12 e questi più o meno sono 16, quindi abbastanza grandangolare da poter essere utilizzato in ogni situazione. Poi, che dire, io passerei ai fatti. Come ho detto, l'ho utilizzato già tante volte e questi sono alcuni scatti che ho portato fuori. Ovviamente poi questo sta anche all'abilità del fotografo, io non sono molto bravo, però devo dire che fa un bouquet spettacolare, soprattutto uniforme, bello da vedere, anche se la maggior parte delle volte non punto ad avere sempre apertura f1.4, perché come è ovvio che sia su questi obiettivi, il massimo della nitidezza non lo si trova al massimo dell'apertura, ma lo si trova un po' più in là, tipo f2, f2.2, cose così. Poi in una giornata di sole così non ti fa alcuna differenza scattare così o f1.4, che ne risulta comunque un buon bouquet e quindi si tratta di un buon compromesso per avere una foto molto molto nitida. Poi ovviamente scattare ad f1.4 o fare comunque video a f1.4 è molto utile quando c'è poca luce o quando appunto vogliamo un bouquet spettacolare, con il rischio però di far scomparire totalmente il soggetto dentro questo bouquet, perché lo spazio che andiamo a mettere a fuoco quando siamo al massimo dell'apertura è veramente veramente piccolo. Per quanto riguarda i video, è fantastica. Vi permette di fare praticamente delle inquadrature grandangolari anche impostando le fotocamere in 4K. Che cosa intendo? Quando per esempio sulla mia fotocamera, una GX8 a 20 megapixel, io imposto il 4K, c'ho un fattore da moltiplicare di 2.3x, che è parecchio sulla focale di questo, però con un grandangolo del genere riesco ancora a fare inquadrature ottime. Poi è ovvio che nel
pack o nell'attrezzatura, ok, di un fotografo medio non può presenziare solo un obiettivo così, è ovvio che è limitante, sarebbe da corredare con il suo 30 mm per i ritratti, per macro, per altre cose, e poi magari aggiungerci uno zoom. Insomma, ovviamente questo da sé non può fare tutto. Per quanto mi riguarda sì, anche perché non è che posso spendere tanti altri soldi per obiettivi, però per il suo campo, cioè il grandangolare, direi che come video se la cava parecchio bene. Se dovessi citarvi difetti effettivi che appunto ho ficcato in fondo alla recensione, è molto ingombrante. È molto ingombrante, come dicevo all'inizio, non è proprio comodissimo da maneggiare ed è anche pesante, quindi da questo punto di vista vabbè. Però ho notato ultimamente, perché ho provato tanti obiettivi Panasonic, che quelli qualitativamente maggiori, cioè che fanno foto più belle, video più belli, entra più luce, sono tutti grossi. Cioè il 12 mm di Panasonic gli fa un culo a questo in quanto a grandezza, per dire appunto il suo concorrente. Poi in realtà neanche sarebbe quello, bisognerebbe confrontarlo col 15 mm f1. Non mi ricordo neanche più di Panasonic, quello sui 500 euro, che come dimensioni siamo lì, cioè non è che esiste qualcosa di minuscolo che riesce a fare la stessa cosa che fa questo. Si vede che per ottenere una certa qualità appunto delle lenti interne con una certa apertura e una certa focale, queste erano le dimensioni consigliate da Sigma. Poi è vero che a loro piacciono fare le cose proprio grassocce, così belle grosse, almeno insomma, se questo è quello che necessitano per sprigionare il massimo della loro qualità, va bene così. Per quanto riguarda il prezzo, non lo pagherei più di 400 euro, cioè questo secondo me è il suo limite, sta benissimo, 399 prendere al volo perché li vale, però più di così mi sposterei sinceramente probabilmente su qualche altro Panasonic, perché anche loro magari vi danno qualche feature in più, per esempio dello stabilizzatore oppure degli switch qui che fanno comodo. Peccato che appunto la gamma di Sigma per micro 4 terzi non sia poi così grande, il che mi dispiace perché sono obiettivi veramente fantastici e che valgono quello che costano. Va bene, dai, io la mia review l'ho fatta, non volevo fare qualcosa di lungo, ma se continuate a seguirmi anche la review della GH5 la farò con questo obiettivo, quindi secondo me riesce a tenergli testa e potrete vedere altri esempi anche nei video futuri. Insomma, questo obiettivo lo userò fino alla vendita della fotocamera probabilmente, perché da quando è uscito l'ho ritenuto proprio la soluzione ideale per chi fa video su YouTube, per chi vuole fare foto, per chi vuole un bel obiettivo, punto basta. Per questa recensione è tutto e ci vediamo alla prossima.